chiunque, lui fu più per classe, lo capisce chiunque, non solo chi insegna. Immaginatevi una classe delle elementari, immaginatevi una classe con molti bambini che trovano anche in questa rete, immaginatevi di aumentare del 40% gli alunni che ci sono in classe. Che cosa succede? Succede che non si riesce più a insegnare, succede che la scuola pubblica va allo sfascio. A Torino è crollato un tetto ed è morto uno studente, un altro gravemente ferito. Nelle classi in cui insegniamo spesso piove nei corridoi. Tutto quello che il governo fa è tagliare alla scuola pubblica, che è la scuola di tutti, ma intanto continuano i finanziamenti alle scuole private, alle scuole a pagamento che sono solo per pochi. Stiamo protestando contro Italia, la scuola pubblica italiana, contro Italia, la scuola per tutti.